c'è la pragma? Come ti sei trovato nel tuo modulo e come stai fisicamente? Cioè, la percentuale, come c'è, come stai? Ah, non sto al 100%, la percentuale non saprei dirtelo. Il nuovo modulo per me è indifferente. È ovvio che una scomezzala e a tre in mezzo al campo è il mio ruolo naturale, però anche l'anno scorso e negli anni passati ho giocato anche a due. Dico che il 3-4-3 è comunque un modulo, secondo me, molto difficile da fare, per aver lavorato solo 3-4 giorni l'abbiamo fatto abbastanza bene. E penso che quando siamo al completo come squadra abbiamo anche le qualità di poterlo fare bene. Valle, Metropolis. Sì, quanto incide secondo te la classifica in questo momento anche sulle prestazioni della squadra? Perché è chiaro che il primo errore, il primo intoppo durante la partita comincia qualche bugno e quindi si fa più complicato. Penso che vuol dire tutto, perché la testa in un giocatore ma anche nella vita fa la differenza. Poi in questo lavoro, con la difficoltà che porta questo lavoro, fa la differenza. E poi c'è da dire anche che purtroppo noi oggi qualunque errore facciamo, rimpalli, errori, subiamo gol. Però non deve servire come alibi, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo prenderci le responsabilità, io per primo, perché sono il più grande, come ho detto ai vostri colleghi, perché è giusto che sia così, perché il calcio, la storia dice questo. Quindi lavoriamo con fiducia, speriamo col tempo di meritare la maglia che indossiamo addosso. Forse oggi a livello sportivo non abbiamo le qualità per giocare in una piazza così prestigiosa per il campo, sto dicendo purtroppo per noi quello, però avete visto tutti che stiamo dando il massimo e continueremo a farlo, con la speranza di Dio che questi infortuni possano finire. Sì, un'altra cosa, hai visto sicuramente che la piazza in questo momento così non sta rispondendo come potrebbe, o come magari l'hai trovata in passato quando l'hai affrontata da avversario, forse anche questa è una sfida, cioè quella di riportare la gente allo stadio. Ma sarebbe la prima cosa, io dico che poi la gente, soprattutto al sud, vive di questo, è molto umorale. È ovvio che dobbiamo essere bravi noi, perché poi non ci dimentichiamo che questa società, questa squadra ha fatto la Serie B, l'anno scorso ha fatto i play-off. Ed è ovvio che il tifoso, anche se critico, ho sempre pensato questo, lo fa per il meglio, perché non dobbiamo mai dimenticarci che giochiamo con la loro maglia addosso, la maglia della loro città, quindi dovrebbero vincere sempre. Però garantisco che Mosso, come si è messo qua, è veramente un gruppo di bravissimi ragazzi. Forse abbiamo dei limiti sportivi, ma abbiamo un gruppo di bravissimi ragazzi. E ripeto, speriamo di, col tempo, di fare anche questo, di poter portare la gente allo stadio. Ferrara, Gazzetta Azzurra. Ciao, a voi calciatori cosa sta colpendo di più dopo una settimana di lavoro di questo nuovo tecnico? L'aspetto mentale della determinazione che lui riesce a trasferire, il lavoro infrasettimanale o l'assetto tattico che lui cerca di imporre alla squadra? Ma in verità anche a questo volevo ringraziare e salutare Mister Ciullo, penso che ha pagato colpe non sue, che poi in campo vanno i giocatori, ho sempre pensato che le responsabilità sono dei giocatori e ripeto soprattutto mia perché sono il più grande. Per quello che riguarda il mister, è poco che lavoriamo, però si vede che è una persona molto preparata, molto seria, diretto, semplice, si fa capire. Anche perché io penso che in Serie C e nel calcio bisogna inventarsi poco. Iccio, prego. Ciao. Sei arrivato a Castellammare in questa squadra comunque come giocatore simbolo, diciamo, quest'anno della Rosa. Purtroppo per motivi fisici non hai molte partite per 90 minuti, se non sbaglio ne hai solo 3 o 4. Sotto questo punto di vista, secondo te, a che percentuale è la condizione atletica della squadra, considerando anche la partita di oggi e il cambio di allenatore a conseguente di modulo, e che difficoltà andrete ad incontrare nella preparazione che vi porterà alla sfida di Agrigento, considerando gli infortuni ulteriori? Ma dico che se abbiamo difficoltà ai risultati, tutto fa, e quindi bisogna migliorare anche la parte fisica. È ovvio che sicuramente col mister cambieranno i metodi di lavoro, perché poi ogni allenatore ha i propri metodi, sia tattici che tecnici, quindi. Ma noi non abbiamo tempo di pensare a questo, perché la situazione della classifica è difficile sportivamente. E bisogna prendere a pieno quello che mi sta a dire, cercando poi di mettere in mezzo al campo. Per ciò che concerne il fatto che io possa essere il giocatore più rappresentativo, forse a livello di presenza e di età, a livello tecnico non mi sono mai sentito un giocatore forte, penso che in Serie C, ma anche nel mondo ci sono pochi che vincono le partite da soli. È ovvio che sono venuto qua perché credo nella persona del presidente,
credo in questa maglia, altrimenti non sarei venuto. E sono convinto di essere venuto a giocare a una scuola forte, perché l'anno scorso l'ho incontrato e mi ha fatto una grandissima impressione. È ovvio che io devo prendere le mie responsabilità, che io devo fare di più, perché io sono il più grande, è giusto che i ragazzi, soprattutto quelli giovani, quelli che giocano da meno anni e hanno meno esperienza, siano tra virgolette immuni, poi loro devono fare il massimo e lo sanno, perché vale la loro carriera, oggi bene dove stabile, però è giusto anche che io mi prenda le responsabilità. Ci sono altre domande? Grazie. Buonasera.